Oggetto numero 2, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Melasecche, eventi alluvionali del 15 settembre 2022, ritardi negli interventi, riscontro alle richieste del Comune di Gubbio. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Ma parliamo sempre di più ogni giorno dei cambiamenti climatici. Nell'agenda politica internazionale rimane quella che sostanzialmente è un'azione costante per la riduzione dei fattori che potrebbero portare, che porteranno sicuramente in caso di mancata riduzione delle emissioni climalteranti a conseguenze devastanti per il pianeta. Già oggi però dobbiamo fare i conti con quella che è una situazione ormai evidente e palese e sotto gli occhi di tutti, ovvero che i cambiamenti climatici già esistono e che dovremo gestire da qui ai prossimi, nel breve termine, effetti che sostanzialmente non possono più essere evitati. E quindi non possiamo prescindere da quella che è una pianificazione e una politica di adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo oltre sei mesi di siccità estrema, abbiamo avuto in un periodo che è andato da metà agosto al mese di settembre una serie di precipitazioni e di eventi meteorologici estremi che sostanzialmente la comunità scientifica ha identificato come del tutto anomali. E quindi fondamentale, in premessa a questa interrogazione, che questa regione riveda completamente l'assetto sotto il profilo, diciamo, della valutazione del rischio idrogeologico, idraulico, meteo idrogeologico e tutto quello che riguarda il sistema di protezione civile. Urge con assoluta, diciamo, priorità di dover discutere, assessore Melasecche, in quest'aula una nuova legge sulla protezione civile. All'interno di questo question time parliamo di quella che invece è stata la gestione degli eventi alluvionali del 15 settembre 2022, che seppur alle cronache nazionali, purtroppo per gli eventi estremamente nefasti che hanno riguardato la regione Marche, con purtroppo la perdita diciamo gravissima di vite umane, anche la nostra regione è stata interessata da quel tipo di fenomeni che solo per una fortuita, diciamo casualità, non hanno riguardato direttamente anche altre parti della nostra regione. E nel caso relativo in particolar modo a quelli che sono stati i comuni di Scheggia, di Pietralunga, di Gubbio, ci sono state diciamo anche in questo caso registrate dei fenomeni incredibili con precipitazioni che sostanzialmente hanno superato, sono arrivate anche ai 200 mm in pochissimi minuti. I danni sono stati ingenti, più volte abbiamo avuto modo di incontrare le persone che hanno diciamo purtroppo subito questi danni e riteniamo che sia doveroso fare chiarezza su alcune a livello procedurale su alcune questioni che sostanzialmente si sono verificate durante la gestione di questo fenomeno. Quindi nell'attesa ovviamente che a livello ministeriale ci siano poi le dovute, diciamo, conseguenze rispetto alle richieste da parte della Regione, credo a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'insediamento del nuovo governo. Quindi osservato che il Comune di Gubbio scriveva in data 16/9/2022, il giorno dopo gli eventi alluvionali, rappresentando gli ingenti danni subiti ancora in via di definizione, allagamenti diffusi, esondazioni, danni agli argini, smottamenti, frane, problemi alle strade, abbattimenti di linee elettriche e di infrastrutture di comunicazione, danni rilevati soprattutto nell'area di
Bevelle, San Benedetto Vecchio, Santa Margherita di Burano, Santa Maria di Burano, Salia, Moreno e San Bartolomeo e le zone limitrofe, che con la stessa missiva il Comune di Gubbio richiedeva l'intervento del Centro Regionale di Protezione Civile e l'avvio delle procedure per la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità, chiedendo la disponibilità di mezzi e operai per fronteggiare la situazione emergenziale causata dagli eventi meteorologici estremi, che a causa del mancato intervento da parte del, diciamo, Centro Regionale di Protezione Civile, il Comune di Gubbio, con una nuova missiva inviata il 19 settembre, chiedeva all'ente regionale rappresentato nuovamente come le principali criticità segnalate non riuscissero ad essere risolte dalla sola struttura comunale, e quindi rinnovando la richiesta per la messa a disposizione di mezzi e di personale per poter intervenire in particolar modo sul ridicolo idraulico, ritenuto che sarebbe inaccettabile, che si è confermato che nei sei giorni conseguenti, io ho avuto modo di poter vedere con i miei occhi, parlando e intervenendo direttamente con quelle persone, proprio sei giorni dopo gli eventi, che non avevano ancora avuto alcun tipo di supporto. Il supporto arrivò il giorno successivo. Quindi si interroga la Giunta per sapere in quale data sono stati effettuati gli interventi in supporto delle popolazioni nelle frazioni di San Bartolomeo e Santa Maria di Burano, nonché la tipologia e il numero delle operazioni di intervento, il numero dei mezzi e le persone messe a disposizione dalla Regione Umbria, e come si intende agire nel prossimo futuro per dare sostegno concreto e immediato al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato, al ristoro delle attività economiche e ai privati che hanno subito danneggiamenti. Grazie. Assessore Melasecche. Dunque, fin dalla notte nella quale stava avvenendo il nubifragio al quale ci riferiamo, io personalmente, era alle 11:30 di notte, ho preso contatto con i sindaci, con il sindaco in particolare di Scheggia e Pietralunga, che sembravano al momento i comuni maggiormente colpiti, non ancora da frane eccetera, perché ancora la situazione era all'inizio del fenomeno sostanzialmente, perché ancora sarebbe avvenuto tutto, diciamo, sostanzialmente nelle ore successive. La mattina successiva mi sono recato personalmente nei comuni di Scheggia e Pietralunga per verificare il lavoro che innanzitutto i danni presso le abitazioni. Sono stato presso l'area industriale di Pietralunga, realizzata purtroppo anni fa in una situazione incredibile, cioè accanto al fiume. Dovremmo cercare di capire anche chi è che è andato a realizzare anni fa aree industriali o insediamenti abitativi in prossimità di fiumi, a prescindere dalla galassia, a prescindere da norme, diciamo, di prudenza ordinaria. Ho verificato cosa si stesse facendo, ho organizzato anche per quanto riguarda l'intervento della Protezione Civile. Devo dire con grande chiarezza che ho parlato con ANA, sono stato al Comune di Scheggia per quanto riguarda le frane di competenza della provincia, e la grande frana sulla Flaminia ancora oggi bloccata da parte dell'ANAS, che ha una dimensione tale ed una pericolosità tale per la quale l'ANAS sta procedendo alla verifica con geologi, ingegneri eccetera, per iniziare ad affrontare quel problema delicatissimo e pericolosissimo, perché c'è il rischio che quella parte di montagna, perché non è una frana normale, possa scendere, rompere il muro di sostegno della stessa strada e precipitare sulla stessa Flaminia al di sotto, creando danni oltre che alle persone e alle cose. Il tutto è avvenuto, e ho verificato personalmente, con un contatto continuo da parte della sala operativa unica regionale con tutti i sindaci. In particolare, sin dalla sera di giovedì 15, il sindaco di Gubbio è stato contattato più volte dalla sala operativa, come risulta ufficialmente dai documenti, per verificare eventuali esigenze del territorio
a seguito degli estremi eventi piovosi in atto. Dopo i primi contatti con il sindaco dal giorno successivo sono state tenute diverse interlocuzioni con i funzionari del comune, geometra Vagnarelli e ingegner Bottegoni. Nonostante questi contatti e l'invio da parte del comune di una nota del 19 alla quale si riferiva lei, nella quale si elencavano diverse criticità, nulla, mi rileva la dirigente della Protezione Civile, è stato segnalato in merito a criticità su abitazioni locali privati alluvionati. Ricordo che in quel momento la situazione di quell'area riguardava centinaia e centinaia di abitazioni e aggiungo una lunghezza di torrenti, di fiumi a regime torrentizio dai 100 ai 140 chilometri. Che, consigliere De Luca, che lei vada in un luogo dei 100-200 interessati e faccia dei video cortesemente, con accanto è stato visto un tecnico del comune di Gubbio, per cui si fanno video con il tecnico del comune che dovrebbe stare a organizzare e gestire il COC, perché sono delle regole precise, i COC che devono essere aperti dal comune devono provvedere direttamente ai comuni. Aggiungo, il comune di Gubbio ha mandato una prima nota con una necessità di 10.000 euro, cioè una prima nota di 10.000 euro, ridicola rispetto alle necessità di un territorio di quelle dimensioni, tant'è che successivamente è stata integrata con una nota di 50.000 euro, che appare comunque, devo dire, diciamo, non dimensionata rispetto alle dimensioni di quel territorio. Quindi, per quello che riguarda, io adesso le leggo se posso velocemente, la sera del 15, quindi, funzionari del servizio protezione civile di rientro da Scheggia e diretti a Pietralunga si sono recati presso la frazione San Benedetto Vecchio, visti gli elevati valori registrati dal pluviometro lì ubicato. Sono tornati dalla mattina del 17 funzionari del servizio protezione civile che hanno effettuato un giro di ricognizione per verificare i danni subiti al territorio. In particolare sono state controllate la zona di Burano e San Bartolomeo nel comune di Gubbio e Buotano nel comune di Scheggia. Nella giornata del 18 l'associazione Misericordia di Fossato di Vico ci comunicava che in data 17 dalle 15 alle 18 era intervenuta con 5 volontari presso il ristorante San Bartolomeo. Presa visione della richiesta via mail indirizzata in assessorato dai titolari del ristorante San Bartolomeo, ripeto, queste situazioni riguardano centinaia di situazioni analoghe, le ho viste con i miei occhi, io ho visto almeno una cinquantina di frane solo recandomi a Scheggia. La situazione non si può andare in un unico posto, ma avere a volo d'angelo la situazione dell'intera area e di tutti i comuni interessati a questo fenomeno. Ripeto, l'organizzazione, io ho l'elenco qui, che è inutile che io le legga i singoli interventi fatti su Gubbio. La cosa fondamentale è che in casi di questo genere i COC si mettano, vengano costituiti immediatamente. Provvedano i sindaci in emergenza a chiamare imprese con idrovore, con quello che serve. La Protezione Civile deve essere contattata non tanto con lettere, perché non serve a scaricare responsabilità, ma occorre chiamare immediatamente. Il mio telefono sempre a disposizione 24 ore su 24, sempre acceso per eventuali interruzioni di treni, situazioni di Protezione Civile, non è stato mai chiamato dal sindaco di Gubbio o da un suo funzionario. Voglio dire, se c'erano questi problemi in questi casi si telefona anche all'assessore. Comunque ho l'elenco preciso di tutti gli interventi che sono stati. Ho ieri parlato personalmente a Roma con il capo dipartimento della Protezione Civile, che ovviamente ho interessato immediatamente la mattina stessa di quando sono avvenuti gli eventi. È in corso di i tecnici della Protezione Civile Nazionale sono venuti, hanno fatto dei sopralluoghi, ovviamente gli stessi che hanno fatto nelle Marche, stanno valutando a livello tecnico i danni che ci sono stati e
il governo sta prendendo il provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza. Non ho idea, perché è una questione tecnica riservata per ore, qualche ora ormai, in quanto quando ci daranno l'ordinanza vedremo come credo la Presidente dovrebbe essere nominata commissario, valuteremo le somme che verranno erogate immediatamente per i soli tempo. Interventi di emergenza, chiudo Presidente, dei sindaci, ma ci sarà una seconda interlocuzione per i danni che ancora si stanno valutando, perché non è facile intervenire con computi metrici precisi in ordine a queste situazioni. È chiaro che l'evento è di un'assoluta unicità dal punto di vista storico, l'area interessata è vastissima, situazioni boschive eccetera, fiumi che non avevano argini, fiumi che hanno debordato completamente fuori dal loro letto, ponti divelti, famiglie che sono state assistite perché con i ponti crollati erano praticamente isolate. È stato fatto tutto quello che era umanamente possibile. Aggiungo, quando siamo andati e abbiamo deciso di dare una mano alle Marche, è semplicemente perché non appariva la necessità di interventi immediati, ma solo quello di verificare i danni per elencarli e fare in modo che la Protezione Civile Nazionale potesse provvedere. Grazie. Consigliere Luca, nei tempi, ma, per favore. Presidente, il fatto che lei, assessore, mi parli di eventi di unicità assoluta, minima consapevolezza di quello che sta accadendo. Il COC è stato istituito immediatamente dal Comune di Gubbio. Il fatto che lei faccia delle illazioni parlando di funzionari del Comune, l'età dimostra proprio il suo bassissimo senso dello Stato, perché io sono un consigliere regionale e ho tutto il diritto di andare su un territorio e chiedere alle amministrazioni locali di vedere come stanno andando le questioni, con tutto il diritto, perché io sono un rappresentante dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, anche se a lei magari non piace. Ma le aggiungo un fatto, che lei da questa risposta ha omesso una nota, ha parlato solo esclusivamente della nota del 19, mentre qui c'è una nota del 16, eccola, la do alla Presidenza e la deposito, del 16 settembre, il giorno, la mattina, protocollo 44832, a cui io ovviamente ho fatto richiesta, di accesso, e che è stata depositata, in cui si parla la Presidente per richiedere molti residenti del territorio sono ancora isolati e le abitazioni sono prive di corrente elettrica. Si parla di abitazioni private, residenti, la Presidente... Assessore, non è che se sono 100 interventi noi possiamo abbandonare solo esclusivamente delle famiglie, perché tanto magari fanno parte di un'amministrazione che è di un colore diverso. Questo è inaccettabile. Quindi la Presidente è per richiedere l'intervento del Centro Regionale di Protezione Civile e costituisce l'avvio delle procedure per la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità. Questo è scritto. Lei mi deve spiegare perché l'ha omesso dalla risposta. È lei che all'interno della risposta ha detto che non è mai stato chiamato dal sindaco di Gubbio. È una cosa vergognosa. Chiederò i tabulati telefonici e vedremo quello che succederà. Lei si deve vergognare e io sono estremamente preoccupato da cittadino umbro che lei gestisca le emergenze, perché è un pericolo. Per favore, è un'assemblea legislativa, eh?